Sardegna il bilancio provvisorio è di 16 morti, almeno un disperso, 2700 gli sfollati. Immagini di distruzione e morte, intere zone allagate, strade interrotte, paesi isolati, case abbattute, crolli, frane, ponti venuti giù, collegamenti in tilt, ovunque fiumi di acqua e fango. E poi la strage, le perdite umane, i lutti, 16 morti accertati, i dispersi, quasi 3000 sfollati, bomba meteo di eccezionale potenza, chiamata ciclone Cleopatra. In 12 ore la pioggia di 6 mesi ha preso a schiaffi l'isola. Durante il tragitto che ci ha portati dalla Madre ad Olbia, cominciavo già a vedere i primi segni della distruzione, le strade allagate, i campi distrutti, e sul posto abbiamo trovato anche un ponte completamente distrutto. Sia per il sottoscritto ma soprattutto per i ragazzi che quotidianamente partivano dalla Maddalena per poter venire a dare una mano alla popolazione di Olbia. Non eravamo tantissimi, eravamo armati tutti di una pala, ma la gente ci vedeva come una mano venuta dal cielo. Sono stato fiero e contento di vedere tutti i miei colleghi della Capitaneria del Porto di Olbia, sardi e non, tirsi in questi momenti un po' sardi. È che dietro quella divisa c'era un cuore pulsante, c'erano dei valori che magari non tutti conoscono, di attenzione, solidarietà, premura, disponibilità, gratuità. E non mi sono mai trovata ad operare in un scenario del genere, ma lo rifarei altre 100 volte se tornassi indietro. Organizzate delle squadre che congiuntamente al personale di Mariscuola della Maddalena, il tavolare, la base del tavolare, hanno operato su dei turni, appunto, la mattina e pomeriggio, nella zona principale di Istecadetto, per dare ausilio alla popolazione, per spalare, per svuotare la casa, per pulire le cantine, per assicurare, appunto, il ritorno quanto più presto possibile alla normalità. Abbiamo impiegato sia uomini che mezzi, dal fuoristrada ai camion, per cercare di portare appunto i primi soccorsi. Nella centrale della Lontana di Crisi, dove continuamente si cercava di dare delle risposte a persone veramente disperate, ricordo che in quei giorni la mia unica
soddisfazione, diciamo, possiamo dire anche una certa consolazione, era riuscire a scappare 10 minuti dalla centrale operativa per poter andare a mangiare un panino con i miei ragazzi, posso dirlo, in mezzo al fango. Sospendo la didattica in questo momento, ma vi faccio partecipare a una scuola che è molto più importante della didattica, la scuola della vita. Ognuno di noi si trova a vivere istanti nella propria vita nei quali si provano sensazioni forti, fortissime, quasi solenni. Tali sensazioni possono essere vissute in diversi modi. Taluno ha bisogno di grandi gesta per sentirsi realizzato, cercando riconoscimenti o apprezzamenti che esaltano il proprio ruolo sociale. Altri, inconsapevolmente, sono appagati dal compiere nella loro piccola quotidianità semplici ma grandi azioni. Gli basta sapere che ha fatto solo il proprio dovere. Gioisce per aver regalato un sorriso a chi in quel momento non avrebbe mai potuto accennarlo. Appagato da una contemplazione visiva che gli graffia dolcemente l'animo e lo segna per sempre.